Padre Celeste, ti ringraziamo per questo momento che è stato concesso a noi di poter radunarci per ascoltare la tua parola e cantare gli inni. Padre, crediamo che tu sei qui in mezzo a noi come l'hai promesso nella tua parola e allo stesso modo che hai camminato con i nostri fratelli sulla via di Maus. Padre, possa tu farlo con noi oggi affinché quando usciremo di qui possiamo dire che il nostro Dio ha parlato, i nostri cuori si sono riscaldati. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo il cantico 340. Quale grande tesoro. Lord, God, my son,
Capitolo 3, leggeremo dal versetto, dal primo versetto fino al versetto 8. Ascoltate questa parola che l'Eterno pronuncia contro di voi, o figlioli di Israele, contro tutta la famiglia che io trassi fuori dal paese d'Egitto. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò io vi punirò per tutte le vostre iniquità. Due uomini camminano elino assieme, se prima non si sono concertati. Il leone ruge eli nella foresta, se non ha una preda. Il leoncello fa eli udire la sua voce della sua tana, se non ha preso nulla. L'uccello cade eli nella rete intera, se non gli è tesa un'insidia. La taiola scatta essa dal suolo, se non ha preso qualcosa. La tromba suona essa in una città, senza che il popolo tremi. Una sciagura piomba e lassù una, sopra una città, senza che l'Eterno ne sia l'autore. Poiché il Signore, l'Eterno,
non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il leone ruge, chi non temerà? Il Signore l'Eterno parla, chi non profeterà? Prendiamo nel libro della Genesi. Genesi, capitolo 6. Leggiamo dal primo versetto. Oh, quando gli uomini... Leggiamo dal primo versetto, Genesi 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole dei uomini erano belle e presero per moglie quello che si scelsero fra tutte. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliole dei uomini, e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi, sono stati famosi. E l'Eterno vide che la malvagità dei uomini era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non era altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuore suo. E l'Eterno disse: io sterminerò di tutta la faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Che Dio vi benedica. E che Dio aggiunge la sua benedizione alla sua parola. Allora, il mio soggetto è i ventesimi secoli, è un soggetto un po' strano. Noi sappiamo che dopo il passaggio del profeta ci è stato detto in Apocalisse 10 che quando il settimo angelo suonerà la tromba, tutti i misteri saranno rivelati, dunque i misteri non esisteranno più. Dunque non abbiamo più misteri che è nascosto nella Bibbia, ma non siamo più nella confusione. Come l'ho sempre detto, l'acqua che esce dal trono è un'acqua pura, limpida, non c'è più qualcosa dentro, non è più un'acqua dove dentro fangoso, non so se la parola, ma c'è, è un'acqua pura, giusta e chiara, che voi potete bere quell'acqua e che vi toglie la sete. E noi sappiamo che la nostra promessa non è una promessa per andare su una terra fisica, ma William Branham ci dice nell'adozione che la nostra promessa è una terra spirituale, un riposo spirituale, cioè il riposo delle anime. Non, Branham dirà che Dio non ci ha mai promesso il riposo del corpo fisico, ma il riposo delle nostre anime, là dove si siediamo intorno al tavolo dell'eternità, dove mangiamo e gioiamo nella presenza del Re. E quando parliamo della tavola, non è una tavola fisica, dunque è un altro principio spirituale, è un linguaggio spirituale che bisogna capire, il mistero dei ventesimi secoli. Ed è la prima volta in tutta la storia del mondo che noi parliamo del ventunesimo secolo, che non esiste se noi torniamo indietro. Perché, come l'ho detto, possiamo leggere qualcosa qui per porre i fondamenti di quello di cui noi vogliamo parlare. Partiamo dal marchio della bestia. Nell'opuscolo, il marchio della bestia. Dal paragrafo 33. Dal paragrafo 33, William Branham dice quanto segue. Ma sentite, prendiamo il punto di vista storico. I primi 2000 anni l'ordine del mondo arrivò al culmine
E Dio distrugge il mondo con l'acqua. Lo sapete? La congregazione dice amen. Dunque i primi 2000 anni, da Adamo a Noè, erano 2000 anni, dunque furono il primo, questo è il primo 20° secolo. E per avere un secolo ci vogliono 100 anni per 20 che fanno 2000 anni e è il primo 20° secolo. E al primo 20° secolo abbiamo avuto il profeta del 20° secolo, il cui nome è Noè. E Dio aveva deciso all'epoca di distruggere la terra tramite l'acqua. Fratello Branham dice, ma sentite, prendiamo il punto di vista storico. I primi 2000 anni, l'ordine del mondo arrivò al culmine e Dio distrusse il mondo con l'acqua, lo sapete? La congregazione dice amen. Poi venne avanti come un nuovo mondo. Dunque Dio ha distrutto il mondo. Da Adamo fino a Noè, il primo secolo, Dio ha distrutto questo mondo perché il peccato era diventato talmente grande sulla terra. Le figlie degli uomini erano belle, c'erano i giganti sulla terra, ma c'è il mistero dell'acqua che il mondo non conosceva. Perché, come l'abbiamo visto, l'avete letto anche nei profeti, la terra è stata irrigata tramite l'acqua che saliva dal suolo e tutto era perfetto. E la terra era... Dunque, quando Noè era venuto con il suo Vangelo della pioggia, non poteva passare quel Vangelo. Perché Branham dice che gli uomini di scienza all'epoca potevano dimostrare a Noè che non c'è acqua là sopra, che non può essere che il Vangelo di Noè era falso. Ma come Dio non fa niente senza rivelare i suoi segreti e i suoi profeti, come l'abbiamo letto nel libro di Amos, qualsiasi cosa Dio vuole fare sulla terra, quando Dio vuole cambiare il sistema, manda sempre un profeta, lo rivela il profeta. Il profeta viene, quando il profeta viene c'è sempre un problema. La gente non riesce perché la gente è talmente attaccata al vecchio sistema che la gente non riesce a seguire il profeta. Ma ci sono gli eletti che riescono a vedere il mistero. Allora, il mistero della pioggia, solo Noè lo conosceva, solo Noè poteva sapere questo mistero della pioggia. E la gente lo contestava all'epoca, e lo possiamo leggere qui. Dimostrare la sua parola. Ma a dispetto di tutta questa epoca scientifica e incredula, Dio dimostrò vera la sua parola di promessa, mandando loro il diluvio. Ora ricordate, ai giorni di Noè non aveva mai piovuto sulla terra. Dio faceva salire dalla terra un vapore e per irrigare, ma non aveva mai piovuto. Noè però disse, pioverà. Dunque Noè il profeta, Dio gli ha rivelato il mistero, ma il mondo scientifico, i giganti, come l'abbiamo letto ora, i giganti al tempo di Noè, i scienziati dell'epoca di Noè, sono entrati nel loro laboratorio e hanno dimostrato che Noè era un falso profeta, che non poteva essere acqua là sopra. Potevano prendere uno strumento e sparare su nei cieli e dire lassù non c'è umidità, là non c'è pioggia. Possiamo dimostrare che là non c'è pioggia. Potevano dimostrare, all'epoca la gente era intelligente, non sono quei scienziati che abbiamo oggi. Oggi pure abbiamo dei giganti. Parleremo ora del 20° secolo che è più vicino a noi. Ma il primo 20° secolo ne abbiamo avuto 3 20° secoli. Il primo, da Adamo a Noè, Dio ha distrutto il mondo con l'acqua. Allora, a prescindere da ciò che la scienza asseriva, Dio dice pioverà. Perciò questo lo sistema. A dispetto che la scienza poteva dire a Noè, tu che sei un ignorante, perché Noè era considerato un ignorante, era un contadino, ma è profeta di Dio e Dio gli ha rivelato il mistero della pioggia. Gli uomini di scienza potevano dire, ma da quando il mondo è stato creato,
non c'è acqua là sopra, siamo andati là sopra, non c'è acqua, no way. Come fai a costruire anche la tua acqua vicino alle montagne dove non c'è acqua? Ma Noè ha detto, Dio mi ha rivelato che là c'è acqua, c'è il mistero della pioggia e solo il profeta lo conosceva, ma la scienza non lo conosce, come oggi la scienza non riesce a conoscere il mistero della fine del mondo. Anzi, anche le chiese non conoscono il mistero della fine del mondo, perché William Branham dirà che la fine del mondo è la fine del sistema chiesiastico. Lo dice nell'opuscolo perché lo Spirito Santo fu dato. A prescindere da ciò che la scienza asseriva, Dio disse, pioverà. Perciò questo è lo sistema. Ora, cosa fece Dio? Secondo la mia opinione, quando alcuni di loro scossero un po' il mondo, vedete, quando hanno cominciato a scavare per prendere l'oro, il ferro, e hanno cominciato a bruciarlo, hanno creato, leggiamo un po', non sono scienziato, ma Branham l'ha spiegato bene. Ora, cosa fece Dio? Secondo la mia opinione, e l'opinione del profeta è la parola di Dio, quando alcuni di loro scossero un po' il mondo e lo gettarono fuori dall'orbita, allora ciò gettò il retro in questa direzione. Il calore della terra, dunque c'è il calore che usciva dalla terra, il calore della terra nel freddo causò l'umidità. Quando il calore incontra l'umidità, che cosa crea? E all'inizio il mondo era tutto coperto e le atmosfere lassù, l'umidità nell'aria si riunirono nella forma di una nuvola e la fecero scendere. Ecco tutto. Dunque la scienza non poteva capire questo mistero della pioggia, ma Noè l'ha capito. E quando Noè era uscito dall'arca dopo il diluvio, in mia esistenza, parlando del XX secolo, perché ne abbiamo avuto tre, non ne abbiamo e non ne avremo quattro, perché tre, 2000 anni fanno 6000 anni, e è finito il sistema dell'uomo, lo leggeremo ora. Ma sentite, prendiamo il punto di vista storico. I primi 2000 anni l'ordine del mondo arrivò al culmine e Dio distrugge il mondo con l'acqua. Lo sapete, la congregazione dice amen. Poi venne avanti come un nuovo mondo. Dunque, quando Noè è uscito dall'acqua, il sistema del mondo è cambiato. Non è più lo stesso sistema, non è più lo stesso linguaggio. Le stagioni sono cambiate, anzi, ne abbiamo quattro dopo il diluvio. Prima del diluvio avevano una sola stagione, potevano vestirsi allo stesso modo, non c'era da andare a comprare la giacca, andare a comprare il maglione per dire questo, no, puoi vestirti come, cioè avevano un clima. Ma dopo il diluvio non puoi più piantare come solevi piantare prima di piantare devi calcolare la pioggia, se cade o se nevica. Se pianto le tomate ora, la neve lo farà fuori. Se pianto questo lo fa fuori. Se pianto le patate, allora bisogna calcolare, non puoi vestirti più allo stesso modo. Ogni cosa cambia, e quando Dio manda un profeta il sistema cambia, non può essere lo stesso sistema, fratello. Qualcosa deve cambiare quando viene un profeta. Non può essere lo stesso linguaggio. Ma sentite, prendiamo il punto di vista storico. I primi 2000 anni, l'ordine del mondo arrivò al culmine e Dio distrugge il mondo con l'acqua. Lo sapete? Poi viene avanti come un nuovo mondo. Quando viene un nuovo mondo, la civilizzazione cambia. Perché nell'antico mondo non mangiavano la carne. Ma dopo il diluvio Dio ha dato l'ordine a Noè, ora potete uccidere gli animali per mangiarle. Anche il modo di mangiare è cambiato dopo il diluvio, perché nel nuovo mondo cambia. È lì che abbiamo visto che Noè ha avuto la prima, come si chiama, la stimolazione della rivelazione. Nel nuovo mondo si è bevuto il suo vino ed è entrato nella stimolazione della rivelazione. Perché tutto è cambiato, fratello. Il nuovo mondo porta un altro sistema. Non voglio insistere troppo, sono delle cose che conoscete.
poi venne avanti come un nuovo mondo. E il secondo 2000 anni, dunque il secondo secolo, dunque il secondo secolo, il primo secolo è stato il profeta Noè, un grande profeta, il profeta del 20° secolo. Al tempo di Noè è stato Noè. Il profeta del secondo 20° secolo, Branham dice, poi venne avanti come un nuovo, e il secondo 2000 anni giunsero di nuovo alla fine e Dio mandò Gesù. Dunque da Noè a Gesù abbiamo ancora avuto 2000 anni, il secondo 20° secolo. E lì il profeta che ha fatto la breccia tra l'epoca là e il mondo e si chiama Giovanni Battista, perché Giovanni Battista è venuto essendo la breccia, e in quell'epoca il peccato aveva l'acqua aveva distrutto il mondo, ma qui ora il sangue verrà e c'è il mistero del sangue, perché l'uomo sente il peso del peccato e allora hanno cominciato a uscire gli animali, ma Dio voleva l'agnello perfetto, allora c'è il mistero, come Noè deteneva il mistero della pioggia che i scienziati dell'epoca non potevano capire, Giovanni Battista deteneva il mistero del sangue che i religiosi dell'epoca non capivano, perché solo lui conosceva l'agnello perfetto. E tutte le volte che c'è un 20° secolo viene un grande profeta e il sistema cambia. Ho detto che il mio messaggio sarà corto. Non voglio andare troppo avanti, voglio farvi notare qualcosa. Quando è venuto Giovanni Battista, che cosa fa? È lui che conosceva il sangue, il mistero del sangue. Allora lui cercava il sangue perfetto. Era lì che battezzava. Il suo scopo è di introdurre il sangue perfetto, tirare il popolo del giudaismo per portarlo nel cristianesimo, per tirare fuori dal Vecchio Testamento, per portare nel Nuovo Testamento, è al 20° secolo. E voi notate che quando sono arrivati al 20° secolo dell'epoca, che cosa è successo? I romani che erano al potere hanno detto, dobbiamo fare il censimento di tutta la terra. E Gesù Cristo l'hanno messo all'anno zero. Tutto questo l'abbiamo studiato a scuola. Allora, quando solo Giovanni Battista conosceva il mistero del sangue, e quando ha introdotto il mistero del sangue ha visto l'agnello di Dio e ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non ha detto i peccati ma il peccato, l'incredulità. È lì che Branham ci dirà che non è il solito vecchio peccato, no, ma quell'incredulità. E Giovanni Battista solo conosceva il mistero. E quando Giovanni Battista è venuto come il profeta del 20° secolo, del secondo 20° secolo, fratello, il sistema è cambiato. Il sistema non è più rimasto lo stesso. Perché non compravano più agnelli. Chi voleva rimanere nel vecchio sistema è morto. Perché se dopo Noè tu vuoi vestirti come nel nuovo mondo, come si vestivano prima del diluvio, tu morirai di freddo o di caldo, tu non puoi piantare come prima, tu non puoi coltivare come prima, tutto è cambiato, eh? E oggi quando Giovanni Battista è venuto l'adorazione è cambiato, non è più il tempo di andare a comprare gli agnelli. Pietro non lo vedete, i farisei hanno detto, oh Gesù, i discepoli di Giovanni digiunano, i nostri discepoli digiunano, ma i tuoi non digiunano, come mai? Perché non possono digiunare, perché hanno lo sposo con loro. Dio non può fare qualcosa e il sistema rimane lo stesso, fratello. Il sistema deve cambiare. E per questo che vi diciamo che qualcosa deve cambiare dopo il passaggio del settimo angelo. Non può rimanere la stessa cosa. E Dio mandò Gesù, esatto. Questa è la fine del secondo 2000 anni, 1954. Dunque da Giovanni Battista, Branham dirà, lo voglio rileggere, ma sentite, prendiamo il punto di vista storico. I primi 2000 anni l'ordine del mondo arrivò al culmine e Dio distrugge il mondo con l'acqua, lo sapete, la congregazione dice amen.
poi venne avanti come un nuovo mondo. E i secondi 2000 anni giungero di nuovo alla sua fine e Dio mandò Gesù. È esatto. Amen. Ora entriamo nel testo. E perché il testo è finito, è stato il ventesimo secolo, poi siamo entrati nell'anno, come si chiama questo? Dopo 2000, siamo entrati nell'anno 2000 e poi 2001 hanno detto che è il ventunesimo secolo, ma 2000 è la fine del secolo che è iniziato con Gesù. Voglio rileggere, ma sentite, prendiamo il punto di vista storico. I primi 2000 anni, l'ordine del mondo arrivò al culmine e Dio distrusse il mondo con l'acqua. Lo sapete? La congregazione dice amen. Poi venne avanti come un nuovo mondo. Venne avanti come un nuovo mondo. Quando Giovanni Battista passò, è introdotto un nuovo mondo, un nuovo ordine nel mondo ecclesiastico, anche nel mondo politico. Tutto deve cambiare. Anche economicamente tutto cambia. Questa, Branham dice, poi è il secondo 2000 anni, giungero di nuovo alla fine e Dio mandò Gesù. È esatto, perché Giovanni Battista è il profeta del secondo 2000 anni e ha introdotto Gesù come l'agnello di Dio. Il cristianesimo fu introdotto, il sangue perfetto fu introdotto e il sistema cambiò. Non è più lo stesso sistema, è cambiato. L'adorazione è cambiata. Come la percezione, ogni cosa è cambiata. Ok? Questa è la fine. Ora Branham dice: questa ora è la fine dei seguenti 2000 anni. 1954. Branham dice: 1954 è la fine del terzo 2000 anni. Se noi possiamo. Noi vediamo sappiamo che il calendario che usiamo è falso. Dunque, il calendario Branham dice 1954. E il Vangelo dice l'opera sarebbe stata abbreviata. Perché cosa? A cagione degli eletti, altrimenti nessuna carne sarebbe stata salvata. Tanto sarebbe malvagia così, siamo al tempo della fine. E poi il settimo nel simbolo è il millennio, mille anni. Dunque vuole dire che nel settimo millennio che siamo ora dovrebbe essere il millennio. Dunque non stiamo predicando falsa dottrina. Anche fisicamente, se teniamo il calendario umano, Branham dice è il settimo nel simbolo è il millennio. Ok, come Dio lavorò 6.000 anni, sappiamo che mille anni. Un giorno in cielo sono mille anni sulla terra, secondo Pietro. Capite? Ora, e Dio formò il mondo in 6.000 anni. Dunque, dopo 6.000 anni, tutto deve ritornare nelle mani del Creatore. Perché Satana, come Dio lavorò 6.000 anni, sappiamo che mille anni, un giorno in cielo sono mille anni sulla terra, secondo Pietro. Capite? Ora, e Dio formò il mondo in 6.000 anni e ora la Chiesa ha lavorato contro il peccato per 6.000 anni e il settimo mille Dio andò a riposarsi e riposò il settimo e ora è un simbolo del millennio. La Chiesa per vivere qui sulla terra proprio qui nella forma di corpo per 1.000 anni senza malattia, dolore, afflizione e morte, quale grande epoca d'oro che entra ora. Oh, qua è là. Oh, mi piace questo cantico. Ora, il terzo ventesimo secolo, leggiamo qualcosa. Ora che inizio a parlare di noi, perché abbiamo preso la storia. Ora veniamo un po' qua indietro. Prendiamo qualcosa qui. Prendiamo qualcosa nelle sette epoche. Ok, prendiamo qui.
E sappiamo che il XX secolo, Branham dice, l'epoca laodiceana ebbe inizio circa alla svolta del XX secolo. Dunque Laodicea è la fine che pone fine a tutto il sistema. L'epoca laodiceana ebbe inizio circa alla svolta del XX secolo. 1906. A Sousa Street è iniziato il movimento che mette fine. E per questo che abbiamo anche il libro Un profeta del XX secolo. Ok. E quando siamo arrivati a Sousa Street, hanno parlato in lingua. E quando hanno parlato in lingua, abbiamo visto che il mondo era contento. Hanno detto, oh, siamo ritornati alla Pentecoste. Abbiamo le stesse gioie che hanno avuto alla Pentecoste. I doni sono ritornati. Ma c'è un profeta che è venuto sulla scena. Hanno iniziato 1906, 1909. Branham era nato nella sua capanna lì, in Kentucky. Poi Branham viene e Branham dice, ma quella Pentecoste che è iniziato 1906 non è un movimento spirituale, ma è la fine dell'uomo. Perché 6.000 anni sono arrivati. Dunque il mistero del XX secolo è un grande mistero, che un profeta viene per introdurre qualcosa. Oh, noi sappiamo che dopo i giorni dell'uomo deve entrare il giorno del Signore. Il settimo giorno è il giorno di riposo di Dio. È quello che chiamiamo il giorno del Signore. E il giorno del Signore non è un giorno che normalmente un uomo deve desiderare. Perché il giorno del Signore è un giorno terribile, secondo Malachia 4. Dunque, alla svolta al XX secolo, quando il XX secolo è iniziato, che cosa è successo? Abbiamo avuto un profeta. Come Noè è venuto per il diluvio, Gesù è venuto, ha introdotto il sangue, ma che cosa introdurrà il terzo profeta del XX secolo? Leggiamo Pietro. Prendiamo la Bibbia. L'avevo secondo Pietro, capitolo 3. Mi sembra capitolo 3. Secondo Pietro, capitolo 3. Dal primo versetto. Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo. E in ambedue io tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria. Onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Versetto 4. 3. Sapendo questo, prima di tutto, negli ultimi giorni, Branham ha interpretato che cosa sono gli ultimi giorni. Gli ultimi giorni, Branham dice, sono gli ultimi 2.000 anni. E gli ultimi 2.000 anni sono già passati. Ok. Branham ha detto che gli ultimi giorni sono gli ultimi 2.000 anni. Ok. Sapendo questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, dunque abbiamo gli schernitori, con loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno dove la promessa della sua venuta, ma dove la promessa della sua venuta? Ci è stato detto che Gesù ritornerà, ma dov'è? Non lo vediamo. E per questo che predicando l'altra volta sul mistero del grano vi ho portato in primo Tessalonicesi, capitolo 1, dove è detto che quando egli verrà con gli angeli della sua potenza, egli sarà visto e ammirato e glorificato nei suoi santi. Dunque voi state aspettando un Gesù di Hoffman. William Branham dice, se egli viene con i chiodi, io Branham non lo crederò.
Ma se egli viene, egli prenderà la tua forma. Paolo ha spiegato il mistero della seconda venuta nel libro dei Tessalonicesi, l'abbiamo letto qui. Quando egli verrà e sarà ammirato nei suoi santi. Egli verrà come giudice, non verrà come salvatore questa volta, no, ma egli verrà come giudice, con l'uomo al capello bianco. E avevo detto, parlando con un fratello nella settimana, gli ho detto, se voi volete vedere Dio, non dovete aspettarvi a vedere una fiction. Come Gesù aveva rivelato la parola ai discepoli sulla via di Maus. I discepoli della via di Maus, loro aspettavano un Messia, avevano il loro pensiero, il loro grafico nella mente di come sarà il Messia. Ma come Gesù è morto, hanno detto, pensavamo, perché avevano un modo che il Messia è stato descritto, come deve cacciare via i Romani. Ma Gesù sulla via di Maus ha preso le profezie per dimostrare a loro che il loro amico Gesù era il Messia, perché tale scrittura è adempiuto nella vita. Quella scrittura. E quando Gesù faceva vedere loro l'adempimento delle profezie nella vita del loro amico, hanno capito, allora lui è il Messia. È così che bisogna vedere Dio, non nel film. Sapendo questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno gli schernitori con i loro schemi, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno, dove è la promessa della sua venuta? Ci hanno promesso che Gesù ritornerà, ma dov'è? Non lo vediamo, sono passati più di 2000 anni. Ma dov'è Gesù? Ma Gesù è venuto, solo che tu non riesci a vederlo. Ritorni nella scrittura, vai a prendere le profezie e sulla via di Maus ti farò vedere. Se tu puoi venire a camminare con me sulla via di Maus, ti farò vedere che Gesù è già venuto. Poiché, dove è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato, come dal principio della creazione. Ma Abramo non doveva risuscitare. Abramo è risuscitato quando Gesù è partito. Ma dov'è? L'hanno visto? No, perché aspettano la tomba fisica. Poiché costoro dimenticano volontariamente che ab antico, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dell'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mesi il mondo da allora sommerso dell'acqua perì. Dunque il mondo, il primo mondo, perì tramite il diluvio, mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Dunque, alla fine del terzo ventesimo secolo, la terra deve essere distrutta con il fuoco. Ci sono due tipi di fuoco, il fuoco spirituale e il fuoco fisico. E vi riporto nella visione di Daniele, quando spiegava il sogno al re Nebucadnezar, la pietra ha colpito prima il sistema del mondo e è diventato polvere e il fuoco viene, la bomba atomica lo portò via. Oggi mi diranno, ma Branham è venuto, ma voi dite che Gesù è già venuto. Branham dice che Malachia 4 è Gesù nella forma di un profeta. Ok, ma come? Jezabel, Elia è passato sulla terra. Branham dice che Elia è passato, ma Jezabel è rimasta comunque con il suo sistema. I profeti di Baal sono rimasti, ma gli eletti hanno capito il mistero. Poi Geu è venuto a finire la guerra. Dunque, la terra da presente è stato conservato per che cosa? Per il fuoco. Come al tempo di Noè c'è il mistero dell'acqua, a questo tempo c'è il mistero del fuoco che deve bruciare la terra. Un profeta non viene e il sistema rimane lo stesso. Leggiamo qualcosa qui nelle sette epoche. L'abbiamo letto tante volte. Pagina 120 delle sette epoche.
prendo un po' sotto. Stiamo parlando del terzo ventesimo secolo, che la gente aspetta grandi cose qua. Brad Branham dice non ci sono più grandi cose. Qui no, abbiamo già finito con le grandi cose su questa terra. Non ci saranno più. Cosa non ho trovato? Magari ho scritto male. Ok. Leggiamo qui. Siamo al terzo ventesimo secolo e abbiamo avuto il profeta del ventesimo secolo. E se viene il profeta del ventesimo secolo, il mondo non doveva più essere lo stesso e continuare allo stesso modo. Qualcosa deve cambiare. Qualcosa deve cambiare. Branham dice, ormai è tempo di ritornare a Dio. Pagina 120, sette epoche. È ormai tempo di ritornare a Dio e siano un nome con cui vivono. Oggi teniamo presente un nome, ma questo nome, e siano un nome con cui vivono. Ma sono morti. Le lingue non sono l'evidenza del risveglio. Le lingue hanno iniziato quando? Alla svolta del ventesimo secolo, 1906. E un profeta deve venire anche per essere profeta del ventesimo secolo, come Giovanni Battista è stato il profeta del ventesimo secolo a tempo di Gesù e Noè il profeta del primo ventesimo secolo. Le lingue proclamarono. Le lingue non sono l'evidenza del risveglio, esse sono l'evidenza della morte. Le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei giudei era finita e che una nuova epoca era cominciata. Che cosa è cominciato? Una nuova epoca. Come al tempo di Noè, il diluvio, il passaggio del diluvio di Noè ha introdotto un nuovo mondo, anche la venuta della lingua ha portato una nuova epoca. E Branham dice, le lingue proclamarono, esse sono l'evidenza della morte, le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei giudei era finita e che una nuova epoca era cominciata. Oggi, dunque 1906, alla svolta del ventesimo secolo, oggi le lingue stanno calando e si pari sull'epoca della Chiesa Gentile e il Vangelo sta per ritornare ai giudei. La gente parla riguardo alle lingue, annunciando un grande movimento spirituale. Invece hanno perso la barca. Branham dice nell'opuscolo, riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Nelle chiese oggi non predicheranno nient'altro, non diranno nient'altro che pregate, digiunate, pregate, digiunate, pregate, digiunate, fra un po' andremo via, fratello, fra un po' andiamo via, pregate, digiunate, una vita santa, pregate, digiunate, una vita santa, pregate. Branham dice, solo questo sentirete. E qualcuno ha fatto la domanda a fratello Branham, come mai non ho più peso come prima per pregare? Branham dice, fratello, hai ragione, il fuoco del risveglio è già finito. Come si faceva a Roma una volta, quando le luci del Tempio Vesta si spengono, ognuno deve fare le valigie e andare via. Ma oggi noi vogliamo tenere un nome. No, è finita l'epoca. Tutto è finito, fratello. Non puoi più tenere la gente sotto la paura. Un rapimento verrà. Andremo nel millennio. Facciamo questo sempre al futuro. Ma avevo predicato una volta la visione panoramica. Quando vi presentano la visione panoramica, ora chiedete al predicatore di portarvi nei dettagli della visione. Perché quando entrate nel dettaglio della visione, capirete che tutto quello che state aspettando è già adempiuto. E Branham dirà, noi oggi guardiamo l'America, gli Stati Uniti d'America, che bel paese, andremo lì, faremo soldi. Branham dice, l'America è già una cenere carbonizzata e noi non possiamo più costruire in America, è finita.
Branham l'ha detto, ma oggi America, Stati Uniti d'America. No, Branham dice non possiamo costruire sulla cenere carbonizzata degli Stati Uniti, è già una cenere. E la cenere che cos'è? Branham dice, domande e risposte 62, dice che la cenere sono i vanagloriosi, i fanfaroni, che noi camminiamo sulla cenere degli empi. E Branham dice, chi è la cenere? Sono quelli là che le vedete con la Bibbia, ma sono vanagloriosi, orgogliosi, ecco la cenere. Ma voi state cercando una cenere fisica, ma state vedendo la cenere che gira sulla strada. Oh, la gente parla riguardo alle lingue, annunciando un grande movimento spirituale, invece essi hanno perso la barca. La verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana. Come al tempo di Noè è stato cancellato tutta la scienza dell'epoca, oggi pure Dio sta cancellando tutto l'opera dell'uomo. E avevo detto che quando la pietra di Daniele è scesa, quella pietra, come l'ho sempre detto, scusatemi, per 5 minuti ho finito, quando Daniele, quando i Medi Persi sono venuti, si sono tenuti le cose che hanno trovato nel regno di Babilonia. Quando i Greci sono venuti, hanno tenuto i dei e tutto quello che hanno trovato nel regno dei Medi Persiani. I Romani hanno tenuto queste cose qua, solo hanno cambiato nome. Ma il quinto regno, l'impero di Dio, non tiene niente di quello che è stato fatto dall'uomo. Perché la Bibbia dice che la pietra li ha ridotto in polvere. Dio non terrà niente del sistema di questo mondo, sia dal sistema ecclesiastico, sistema politico. No, è per questo che Branham dirà che l'apertura del settimo sigillo nell'opuscolo, la guarigione divina, Branham dice l'apertura del settimo sigillo introduce una nuova civilizzazione, una nuova economia, un nuovo popolo, un nuovo mondo, una nuova terra. La verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana. Satana l'ha capito. E per questo che vedete che vi mettono le maschere, vogliono cambiare il modo di vivere. Satana sa che è la fine del suo regno, sta cercando di resistere. Hanno detto ora dobbiamo cambiare il sistema, mettiamo maschere, non ci saluteremo più dandoci la mano, dobbiamo fare i pugni così per salutarci. È così che ci dicono di salutarci per non prendere il Covid, come se il Covid non può passare da un pugno all'altro. No, dobbiamo mettere mascherine, non possiamo più dare un santo bacio a un fratello, il Covid dappertutto. Per aprire il rubinetto, tu apri il rubinetto, ti lavi le mani, ti hanno messo dei prodotti chimici. Satana sa, e hanno detto che devono cambiare l'educazione, perché Satana sa che alla fine 6.000 anni sono passati. Branham dice 1954. Branham dice invece hanno perso la barca. La verità invece è che si sta scrivendo la fine di ogni idea umana, programmi e regni, e che il regno di Dio sta per iniziare. Dunque l'apertura del settimo sigillo introduce il regno di Dio. William Marion Branham, come Giovanni Battista, ha introdotto il cristianesimo, lui ha introdotto il regno di Dio. E il regno di Dio, Dio viene come un giudice. E lui non viene più con la grazia, perché la grazia è stata adoperata nella prima venuta, ma ora è il giudice che viene. La verità, hanno cambiato tutto, non puoi viaggiare, devi fare un vaccino, devi mettere mascherine, devi fare questo, tutto cambiato. A scuola hanno detto devono insegnare l'omosessualità, devono insegnare la pedofilia, devono insegnare questo ai bambini, devono fare tutto, vogliono riscrivere l'economia, ma Satana ha sentito l'aria
del settimo sigillo, ma il settimo sigillo non gli lascerà più il tempo, perché il regno dell'uomo è finito. I giorni dell'uomo sono finiti. Se posso leggere qualcosa qui per farvi vedere il giorno del Signore. Leggiamo qualcosa qui. Se trovo la pagina lo prendo subito che lo leggiamo. Pagina 46 delle sette epoche. Vedo un po' se riesco a trovare la pagina così direttamente, sette epoche. Ritorniamo, Branham dice qui, ritorniamo alla nostra scrittura. Noi sappiamo cosa non è il giorno del Signore. Se non è il sabato, né la domenica, che cos'è dunque? Sappiamo che il giorno del Signore non è sabato, non è domenica. Che cos'è dunque? Bene, vediamo di metterlo in questo modo. Oggi non è scelto il giorno del Signore. Seguitemi bene, perché molti leggono qua e sono sempre lì. Oggi non è scelto il giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo. Ora vediamo che cosa c'è nel giorno dell'uomo. Esso è l'operare dell'uomo, il lavoro dell'uomo, la chiesa dell'uomo, l'adorazione secondo l'idea dell'uomo. Quando i metodisti, Wesley ha detto, che cosa ha detto John Wesley? Dobbiamo venire all'altare per pregare. È la sua idea, lui. Non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. Questo è secondo l'adorazione dell'uomo. Ah, dobbiamo fare la scuola domenicale. Non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. Questo è secondo un pensiero umano. Un uomo un giorno ha deciso, devo radunare i bambini e insegno loro la scuola domenicale. Questo è un secondo l'uomo. Tante cose secondo l'adorazione e il pensiero dell'uomo. Brother Branham dice, ritorniamo ora alla nostra scrittura. Noi sappiamo cosa non è il giorno dell'uomo, esso non è né il sabato né la domenica. Che cosa è dunque? Bene, vediamo di metterlo in questo modo. Oggi non è discetto il giorno del Signore. Questo è il giorno dell'uomo. Esso è l'operare dell'uomo, il lavoro dell'uomo, la chiesa dell'uomo, l'adorazione secondo l'idea dell'uomo. Ci hanno detto, se possiamo smettere di fumare siamo figli di Dio, se togliamo i pantaloni siamo figli di Dio, se togliamo i capelli lunghi, se teniamo i capelli lunghi siamo figli di Dio. Questa è l'adorazione secondo l'idea dell'uomo. Ogni cosa dell'uomo, perché questo è il mondo, cosmos dell'uomo. Ma il giorno del Signore sta per venire. Sì, lo è. Ed è proprio questo il tempo della rivelazione di Gesù Cristo. Il giorno del Signore è il tempo della rivelazione di Gesù Cristo, in cui Giovanni fu elevato dallo Spirito e trasportato tramite lo Spirito a quel grande giorno che sta per venire. Il giorno del Signore, il giorno del Signore è quando i giorni dell'uomo sono finiti. I regni di questo mondo allora diverranno il regno del nostro Dio. Il giorno del Signore è quando verrà il giudizio e dopo quello verrà il millennio. Proprio ora il mondo fa al cristiano quello che vuole e si lo chiamano con ogni specie di nome malvagio e si beffano di lui, ma sta per venire quel grande. Ora, Branham ci parla ora come verrà il giorno del Signore. Ora, proprio ora, il mondo fa al cristiano quello che vuole e si lo chiamano con ogni specie di nome malvagio e si beffano di lui, ma sta per venire quel grande e terribile giorno quando essi faranno cordoglio e urleranno, già che l'agnello verrà con ira a giudicare il mondo. Questo è quando i giusti avranno il loro giorno con il Signore, poiché i malvagi bruceranno e i giusti cammineranno sulle loro ceneri, entrando nel millennio. Malachia 4:3. Malachia 4:3 non è adempiuto, fratello. O deve ancora venire. Malachia 4:3 introduce il giorno del Signore
E noi ora stiamo camminando sulla scena degli empi. E gli empi, la cenere, Branham dirà, gli empi chi sono? La cenere che cos'è? Sono quei fratelli che vedete con la Bibbia nella mano che gridano, fratelli, se pregate, digiunate, pregate, digiunate. È l'unica cosa che stamperanno, che Dio vi benedica. Dunque, il terzo ventesimo secolo è finito tutto, non c'è più niente. È finito l'idea dell'uomo, la religione di Dio, l'adorazione di Dio, la perfetta adorazione, la vera salvezza. Tutto è predicato. Dunque, non c'è più niente. Il sistema deve cambiare. Ma noi, Dio non può mandare un profeta e noi rimarremo sempre. Come l'ho detto, permettetemi di ripetere. Quando i Medi Persiani sono arrivati, si sono tenuti quello che i babilonesi avevano lasciato, non l'hanno distrutto. Si sono tenuti anche i dei babilonesi, hanno cambiato solo i nomi. Quando i greci sono venuti, si sono tenuti i dei dei persiani, hanno cambiato i nomi. Quando i romani sono venuti, si sono tenuti tutto, hanno cambiato i nomi. Ma il regno di Dio non tiene niente, perché Daniele dice che la pietra ha colpito tutto, è diventata polvere, e il vento l'ha portato via e non si è più visto la traccia. È per questo che noi, quando ci giriamo indietro, non vediamo più la traccia di quei uomini. Che Dio vi benedica. Come scelvo a me la l'acqua la mi ombra ma solo te sei tu so ciò che può mi ombra mai do. Sì, Padre, ti ringraziamo, perché tu nella tua grazia ti hai rivelato la tua parola e tu ci hai dato da mangiare il pane di oggi, il grano del paese. Aiutaci a andare avanti, lasciamo il resto delle ore, dei giorni nelle tue mani. Possa tu camminare con noi, come è scritto nella parola, che i passi dei giusti sono guidati dall'Eterno. Possa tu benedire i nostri figli, le nostre sorelle e i fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.